cosa succede a Castel Porziano, non so dire cosa succede a Capocotte. Vi assicuro che di turisti esteri che si rivolgono alla parte di Castel Porziano e Capocotta ce ne sono tanti. C'è tutta la comunità gay, la comunità lesbo. Non sappiamo dire che cosa succede a Capocotta. Forse magari Ferrara ci può aiutare. Sul piano del lungomuro e del PUA, io poi non ho studiato molto, francamente, i dettagli. So che la parte poi alla fine più brutta è quella del lungomare Amerigo Vespucci, dove lì non tanto imprenditori privati, ma Kral hanno fatto delle oscenità. Personalmente non ho mai avuto una estrema polemica. Sì, certo, ce n'è sui lidi privati, tranne il fatto che le due arterie che arrivano Colombo e Via del Mare dovrebbero essere i due pontili, la rotonda e il pontile di Ostia dovrebbero essere completamente liberi, avere un'area di affaccio sul mare completamente libera. Non è possibile che io mi affaccio alla rotonda e mi veda uno scempio sotto la rotonda, che non è spiaggia ma è tutta l'attrezzatura dello shilling, francamente, che era una spiaggia libera. Fortunatamente è stato ricordato qualche giorno fa su un articolo che mi pare fosse di Repubblica. E che non si capisce per quale motivo, aggiungo una nota personale, perché ci debbano essere lidi dell'esercito, della marina, della finanza, del comune, e perché questi non possano essere trasformati in spiagge libere. Ti volevo dire una cosa, allora, anche per aggiornare le persone che ci stanno in questo momento ascoltando. All'interno del PUA, la spiaggia davanti alla Cristoforo Colombo, ovvero la rotonda, e il pontile diventano spiagge libere, per cui sono già all'interno di questo progetto, anche perché abbiamo immaginato che quando uno arriva a Ostia deve avere davanti la visione del mare, deve avere in qualche modo la possibilità di vedere delle spiagge libere. E sul discorso c'è un'incertezza in questo momento sul discorso della gestione delle spiagge, che è dovuta a dei ritardi dell'attuale amministrazione, anche negli uffici in qualche modo, di alcune situazioni che hanno fatto sì che i poteri si spostassero da Roma, da Ostia a Roma, e quando tu muovi una macchina amministrativa spostando dei poteri intendo chi si occupa di spiagge, è chiaro che gli uffici si devono adeguare in qualche modo, non è che fai uno switch off e da un momento all'altro riparti, perché comunque devi organizzarti, e questo ha portato sicuramente a un'incertezza dovuta anche al fatto che il modello che Giuliana aveva adottato nella scorsa consigliatura in parte era stato modificato, smontato in alcune situazioni, smontato, possiamo usare questo termine, e non ha funzionato, e per cui si è ritornati al modello che Giuliana aveva messo in campo, e credo che quest'anno funzionerà, perché hanno ripreso in mano lo stesso modo e dovrebbe essere sicuramente più utile. Sul discorso delle spiagge di Castel Porziano, quella situazione là, in questo momento l'avvocatura ci sta lavorando, perché la situazione, sai, che è molto complessa, e spero che riusciranno ad aprire, però io una certezza in questo momento non la posso dare. A proposito di modello, Giuliana, allora, intanto voi nella scorsa consigliatura, quando tu sei diventata presidente, vi siete trovati davanti una situazione un po', diciamo, disastrosa anche dal punto di vista della legalità, anche rispetto anche ad atti amministrativi, semplicemente ad atti amministrativi. Quindi è stato fatto un grande lavoro per rispettare la legalità e anche per offrire poi dei servizi ai cittadini. Raccontaci un po' tanto quello che avete trovato e poi che cosa è stato fatto e qual è il vostro modello. Allora, intanto buongiorno a tutti, e dunque quello che abbiamo trovato è quello che era il modello. Chiaro è che quando noi abbiamo preso in mano il municipio, questa è storia, abbiamo dovuto ricominciare da zero in tanti campi, proprio ricostruire tutto. Nel caso delle spiagge e spiagge libere, abbiamo dovuto ricostruire da zero, ma prima di ricostruire da zero abbiamo dovuto cancellare quello che c'era prima e che non andava bene. Parlo specialmente dei chioschi e delle spiagge libere,
Lo sappiamo, quando noi siamo arrivati i chioschi erano ancora in piedi, in uno stato ormai di degrado, proprio di degrado. Le norme, la legislazione ci impediva di tenere in piedi quei chioschi, e era stato fatto per tanti anni, ma durante il periodo della commissione straordinaria si era capito, si è scoperto che quel modello non andava bene, non poteva stare in piedi dal punto di vista proprio normativo e della legalità. Quindi la prima cosa che noi abbiamo dovuto fare è stato abbattere quei chioschi e ricostruire un modello da zero. Abbattere quei chioschi ha voluto dire anche andare a scoprire allacci in fogna abusivi, tubature che ci volevano stare, di tutto di più. Quindi abbiamo dovuto riportare tutto appunto allo zero, alla spiaggia senza nulla. Ora questo significa che però c'è una grande sfida, perché comunque ai cittadini noi i servizi essenziali dovevamo darli, cioè se non è il chiosco, se non sono i lettini, ma l'acqua potabile, e la possibilità di farsi una doccia, i servizi igienici dovevamo darli, il salvamento, perché comunque sono spiagge frequentate da tantissimi cittadini. E quindi noi, momento per momento, tutto ciò l'abbiamo ricostruito, anno per anno, e siamo andati diciamo, aggiungere servizi alla cittadinanza. E guardate, io vi dico anno per anno e sembra che noi siamo stati lì, che so, 15 anni. Noi siamo stati lì 4 anni, signori, con due di Covid. E quindi vi dico, i servizi essenziali sono quelli del salvamento, che noi siamo riusciti a garantire dalla prima stagione, sono quelli dei bagni, abbiamo dovuto mettere bagni chimici ovviamente in tutte le spiagge libere e lo abbiamo fatto. Abbiamo portato l'acqua potabile con le fontanelle e con le docce, quindi la possibilità per tutti quanti i cittadini di andare al mare e comunque avere questi servizi. Abbiamo messo non solo la vagliatura che diciamo due volte a settimana andava a bonificare insomma, tutte le spiagge, eccetera. Abbiamo messo il servizio dei rifiuti e anche il servizio di pulizia a mano attraverso gli spiaggini che comunque arrivavano quotidianamente a pulire quei rifiuti che i cittadini spesso in maniera anche poco educata lasciavano. Perché noi signori abbiamo una cittadinanza varia. Allora vedete, quello che io ho sempre pensato è quella che è stata sempre la grande sfida. E faccio un esempio per farvi capire, no? Lo skate park. Noi abbiamo costruito questo skate park in una zona di Ostia importante, che è quella appunto dell'Ostia Ponente. E come lo abbiamo concepito? L'abbiamo concepito come un qualcosa che potesse essere fruibile da tutti i cittadini in maniera gratuita, ma che al tempo stesso potesse diventare in determinati periodi dell'anno un fonte di eventi anche internazionali e quindi anche un volano per l'economia della città e del quartiere. Le spiagge sono la stessa cosa, devono essere fruibili da tutti i cittadini quotidianamente, ma al tempo stesso devono anche essere fonte di economia. Ed è qui che il PUA interviene. Io penso veramente di averlo apprezzato e di averlo fatto mio, insomma, anche di averlo diciamo abbracciato in pieno durante la consiliatura, perché risponde a tutte le esigenze. Praticamente va dalla spiaggia libera, che è quella di cui parlava appunto Daniela, alla spiaggia attrezzata, ma anche allo stabilimento, come siamo abituati a vederlo adesso, perché non dobbiamo scordarci che ci sono persone che anche lo apprezzano lo stabilimento e che magari non vogliono cambiare modello, come ci sono quelle che invece vogliono cambiare modello. E questa distribuzione di spiagge così variegate nelle tre tipologie si riesce ad avere
col nuovo modello di PUA su tutto il litorale. Credo che questa sia la cosa molto importante. Altra cosa a cui tengo molto e credo debba essere sottolineata che comunque il mare non può essere una risorsa soltanto nei tre mesi estivi per la cittadinanza, cioè deve essere un qualcosa che tutto l'anno porta turismo, porta benessere ai cittadini e quindi non può essere lasciato soltanto nel periodo da maggio a settembre. Ecco, questo è quello che noi appunto abbiamo trovato, quello che abbiamo cercato di ricostruire e con lo stesso, lasciatemelo dire, perché questa è una cosa a cui tengo molto, e con la stessa mentalità siamo riusciti durante il periodo Covid a creare un modello attraverso il quale i cittadini potessero accedere al mare in totale sicurezza. Un modello che ci ha, che ci hanno anche copiato in altri territori, e parlo di tutta l'Italia, non parlo soltanto magari dei territori limitrofi che potevano essere quelli più accessibili a noi. Ed è stato un gran lavoro di cui vado fiera, credetemi, perché è stato sempre fatto con un unico obiettivo: il bene di questa cittadina, chiamiamolo così, del nostro quartiere, del nostro territorio e di tutti noi, perché questo deve essere sempre il faro che ci guida. Volevo aggiungere una cosa per tornare a quello che aveva detto Daniela, perché poi Giuliana ha raccontato tantissime cose che abbiamo fatto, ma non siamo stati perfetti, come tutti sbagliamo e come tutti probabilmente abbiamo fatto anche tanti errori, abbiamo fatto anche tante cose, però Daniela diceva prima, e questo noi ci abbiamo pensato, forse avremmo dovuto parlare un po' di più con gli associazioni sociali, con le parti comunque, con gli attori in campo, su questo io non ho dubbi. Però credo che sia anche un'opportunità per farlo, e da qui in poi cominciare a parlare con tutte le realtà sociali, perché tu hai fatto una proposta che secondo me è concreta. Quando tu hai fatto il passaggio dicendo magari si possono mettere le attività commerciali fuori dalla spiaggia, in tutta Italia, specialmente in Liguria e in Sardegna, cosa fanno i comuni? Sapendo che se tu metti un chiosco sulla spiaggia i soldi vanno al demanio, per cui allo Stato, per cui tu ti prendi il carico, gli oneri di gestire quella roba in qualche modo, ma però poi i soldi vanno nelle casse dello Stato ma non ritornano indietro. In Sardegna e Liguria stanno adottando dei modelli che vanno in questa direzione, dove le attività commerciali le fanno al di là della linea demaniale. Così c'è il solo pubblico e il comune incassa i soldi. Questa è un'idea, l'hai detta, ma noi l'abbiamo pensata in precedenza. Potremmo pensare anche che all'interno di questo PUA, perché ancora è in una fase di valutazione, può essere modificato, si possa pensare lì dove c'è uno spazio adeguato a mettere le attività che non vanno sulla spiaggia, così la spiaggia rimane libera, ma stanno di qua della linea di maniera. Adesso non ho chiaro, però sicuramente non sono tutti adeguati gli spazi, ma secondo me qualche spiaggia si può trovare e mettere in campo questa idea che voi da questa parte state suggerendo. Per cui io credo che quello che noi dobbiamo fare adesso è parlare con tutte le realtà, e oggi abbiamo fortunatamente, ti ringraziamo te, ma credo che dovremmo rivolgersi a chi gestisce gli alberghi, a chi gestisce i negozi, a chi ha attività commerciali, a tutte quelle persone che comunque sono portatori di interessi legittimi, sani del territorio. Questo fa sì che noi possiamo essere utili in qualche modo ai cittadini da una parte, ma anche a chi lavora e chi produce economia, perché ricordiamocelo bene che se lavorano loro, lavorano anche i nostri figli, lavorano le persone, per cui c'è benessere anche da parte di tutti nella comunità. A proposito di questo, ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo. Portatori di interessi sani, parliamo della direttiva Bolkestein. Che cos'è la direttiva Bolkestein? È una direttiva che nasce per favorire la circolazione dei servizi nei paesi dell'Unione Europea e che prevede che tutte le attività legate alle spiagge siano messe a bando attraverso un bandi pubblici. La direttiva Bolkestein sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio di quest'anno 2024. Il governo Meloni invece ha preso in qualche modo tempo e ha stabilito che le gare per le aree demaniali debbano essere fatte entro il 1 dicembre del 2024. Secondo molti questo provocherebbe una procedura di infrazione per l'Italia, ma a prescindere ora dalla procedura di infrazione, Tu che cosa pensi? No, io penso che una norma che nasce per sviluppare concorrenza con un'origine secondo me giusta, poi quando magari in un paese che ha sostanzialmente mille diversità, Rimini non è Ostia,
a livello di spiagge, la Sicilia, la Sardegna. Allora non va bene per tutti, naturalmente. Non va bene per tutti. A mio avviso ci sono delle categorie che vengono interpretate all'interno della Bolkestein che secondo me vengono penalizzate. Voglio dire, c'è gente che all'interno di questo contenuto ha guadagnato milioni di euro per tanti anni e c'è gente che ha un mutuo su una licenza oppure c'è una piccola attività storica e di famiglia. Che di fatto, voglio dire, era la garanzia per il figlio per poter andare avanti e ancora magari sta pagando il mutuo, sta cercando di coprire gli investimenti. Per cui è molto complesso questo tema. Voglio dire, andrebbe analizzato profondamente, dovremmo cercare in qualche modo. Poi c'è la legge, per carità, c'è una legge che è quella, voglio dire, ci sono le sentenze, è chiaro che poi le amministrazioni devono rispettarle. Poi però c'è anche l'aspetto politico, lì dove si può, secondo me, ammortizzare, sì, poi in qualche modo attenuare questa ghigliottina su alcune categorie, secondo me noi dovremmo riflettere e capire come perlomeno tutelarle, ecco, perché c'è anche un discorso che è quello delle attività uscenti, per esempio, per la Bolkestein, qualcuno sta parlando di remunerazione del capitale investito, ovvero se tu hai fatto delle spese in questi anni ti vengono dati dei soldi. Ma io posso anche essere d'accordo, è chiaro, non sugli abusi. No, ma se ci sono delle attività che sono state fatte, delle spese all'interno che comunque hanno dato un valore a quello che è il bene demaniale, al bene del Comune di Roma, sotto l'aspetto ambientale, anche delle infrastrutture, ben venga. Comunque in questo contesto io credo che un'analisi sulla tipologia di attività che andiamo in qualche modo a condizionare, noi dovremmo farla e dovremmo riflettere. Non è una cosa semplice, però dovremmo farla. Grazie. Sì, velocemente. Una riguarda i bagnini, che ormai è diventata una questione complicatissima, non soltanto nel Lazio, ma in tutta Italia. Non si trovano, c'è questa norma Meloni che riduce la possibilità per i minorenni. E la problematica è enorme. 40 anni fa, più anziani come me si ricordano che i bagnini erano dipendenti comunali che nell'inverno venivano riadoperati su altre funzioni. Mi è capitato di parlare alla Fiera Internazionale del Turismo Archeologico, il direttore del municipio, ma perché non si ritorna a quel modello? La risposta era perché l'inverno facevano un cazzo. Ma non è vero, perché meglio che prendere la NASPI. Scusate, allora. Una cosa la dico. Anche da Ferrati perché è divertente. Avevamo un piccolo problema, a un certo punto quando siamo andati a vedere aprire le carte di questi bagnini, ultimi superstiti che erano rimasti, ci eravamo accorti che uno di questi bagnini era part-time d'estate e lavorava solo d'inverno. Però voglio dire, questo per mostrarti anche che non significa che noi possiamo ragionare su un modello. Allora, sento, se no non se ne esce perché non si trovano. Se il comune li assume poi da metà maggio a metà settembre, vanno dai privati, dagli stabilimenti che la stagione è un po' più lunga e comunque se ne esce da questa situazione. L'unica secondo me possibilità è tornare a quel modello in maniera un po' più rigorosa, litigando con i altrimenti la partita di giro d'inverno prendono la NASPI. È comunque soldi pubblici che escono e benignano li trovi. La seconda cosa, e finisco subito, riguarda i parcheggiatori di Capocosta. Ora anche lì sono 40 anni che via vai, arrivano i vigili, arrivano i vigili, tutti parcheggiano lì e... Bisogna uscire da queste situazioni che si ibride. A questo punto io sono poi per la soluzione dei problemi, non ho una visione ideologica. Si mettono tutti intorno al tavolo, state da 30 anni di fare una cooperativa, pagare le tasse, pagate il parcheggio, c'è una percentuale di vendita. Rendiamolo a pagamento anche a cifre più basse, perché tanto comunque tutti, anche io che usufruisco sempre parcheggio a Capocotta, parcheggiamo, se posso prendo l'autobus, sto a campeggio, è ridicolo, però lo vediamo, è una roba che si trascina da 30 anni, è ridicola questa cosa. Per cui se non paghi ti bucano le gomme, ma non è manco tanto vero. Stanno lì da una vita, bisogna uscirne nella maniera più legale possibile, ma bisogna uscirne. Aggiungo solo una cosa, scusami Carmela, riguardo a questa cosa che ha detto Daniela, però ci tengo a dirla, che durante la nostra consigliatura comunque i bagnini furono impiegati in inverno per lavorare insieme ai giardinieri. Quindi voglio dire, se il municipio, se il direttore del municipio ha indicazioni precise, può farla questa cosa. E certamente fu una bella lotta anche con i sindacati, vi dico, però...
riuscimmo a farla. Quindi insomma, bisogna lavorare e trovare le giuste soluzioni. Bene, grazie Paolo Ferrara, grazie Giuliana Di Millo, grazie Daniela Bollito. Passiamo al secondo panel, parliamo di infrastrutture. Io chiamo Linda Medeo, Giuliano Bacetti, Antonio De Sanctis, Alessandro Lieva e Adriano Zuccalà. Presentiamo per chi non li conoscesse subito. Linda Medeo, capogruppo al Comune di Roma, già assessore alla mobilità della Giunta Racci, Giuliano Pacetti, già capogruppo al Comune di Roma, Antonio De Santis che è consigliere comunale, Alessandro Lieva che è consigliere municipale e Adriano Zuccalà, consigliere regionale. Partiamo da te, Linda, parliamo di infrastrutture. Nella scorsa consigliatura tu sei stato assessore, hai fatto un lavoro importantissimo anche con la redazione del PUS, del piano della mobilità sostenibile. E diciamo è sotto gli occhi di tutti il lavoro che avete fatto per quanto riguarda l'aumento delle piste ciclabili, la flotta degli autobus, il car sharing e così via. Ora, sicuramente cambiare nel corso di 2, 3, 5, ma anche io direi 10 anni, le abitudini dei romani non è una cosa semplice, però sicuramente è stata data un'inversione di rotta. Raccontaci un po' quello che avete fatto, anche le difficoltà che avete trovato, ma anche le soddisfazioni. Grazie Carmela, buongiorno a tutti, bentrovati. E mi fa piacere insomma che ci sia questa mattinata di confronto su temi molto importanti come anche questo dei trasporti. Allora, i trasporti penso che sia la sfida più importante che dobbiamo affrontare a Roma. Anzi, una delle più importanti, mettiamola così, però sicuramente ha un ruolo chiave per garantire ai cittadini, ma anche a chi vive la città occasionalmente, col turismo o per motivi di lavoro, di potersi muovere, di avere dei standard di qualità. Tutto sostanzialmente passa attraverso le infrastrutture e la mobilità, perché tutti i servizi che sono ad essi collegati, che sia il commercio, che appunto che sia il turismo, che sia anche i servizi che riguardano la mappatura della città, passano attraverso le infrastrutture. E noi questo ce l'avevamo molto chiaro all'epoca, trovando nel 2016 una città che aveva tante problematiche sotto il profilo dei trasporti, sia di servizio sia anche di mantenimento, rinnovamento e ampliamento delle infrastrutture esistenti e da realizzare. Quindi come prima cosa ci siamo detti, serve una programmazione seria, di lungo respiro, che guardi sia al breve ma anche a lungo termine, che quindi dia una mappa su come la città deve muoversi da qui ai prossimi 10 anni. E quindi è nato così il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Un piano che ci ha richiesto una mole di lavoro incredibile, ma che è stata anche un'occasione importante per confrontarci nella città. Noi abbiamo fatto una proposta di piano che riguardava diversi ambiti, il trasporto pubblico locale, la sharing mobility, la mobilità sostenibile, la pedonalità, ma anche la mobilità anche a piedi, insomma percorsi anche pedonali, sicurezza stradale, anche questo tema sicuramente molto 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 importante per la città di Roma. Avete visto purtroppo tutti, sentite quotidianamente quello che succede sulle nostre strade drammaticamente. E quindi ci siamo messi a lavoro con uno schema di piano che poi abbiamo portato in consultazione in tutti i municipi. Abbiamo fatto due volte un incontro per parlare del PUMS su tutti i 15 municipi. E alcuni di voi lo sanno molto bene, insomma vedo degli amici qui anche in platea che hanno partecipato attivamente a questo momento di confronto. Quindi il PUMS è stato programmazione, è stato coinvolgimento dei cittadini, associazioni, portatori di interesse, tutti coloro che avrebbero voluto dare un contributo, l'hanno potuto fare in questo contesto. Abbiamo chiuso questo piano che era molto 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 corposo, un piano che poi è stato sottoposto a tutte le approvazioni anche per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale da parte della Regione e Lazio, perché insomma questi sono piani di programmazione che poi devono avere tutto un percorso anche amministrativo che non è stato semplice, però insomma ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo chiuso questa proposta di PUMS, abbiamo adottato quindi il PUMS ad agosto del 2019. E in realtà la soddisfazione per questo lavoro è stata
quella di aver lasciato un piano anche diciamo, all'amministrazione di oggi, che fortunatamente lo sta portando almeno fino a questo momento avanti per quello che è stato lasciato da noi. Quindi non ci sono modifiche sostanziali, nonostante gli annunci di cancellazione di funivie, ma in realtà a livello formale questo non è stato ancora fatto. Quindi abbiamo consegnato alla città, poi, perché è quello che ci interessa, e anche alla nuova amministrazione un piano che aveva anche dei progetti già sviluppati, alcuni già finanziati e che fortunatamente stanno andando avanti e anche con poteri commissariali che sono stati conferiti dal governo a specifici commissari che in realtà avevamo già introdotto noi per alcune opere, stanno andando avanti. Quindi quando sentite parlare del trama, ad esempio, Termini Vaticana Aurelio, su cui in realtà c'è stato anche un ampissimo dibattito, sapete che c'è stata una versione, anche una campagna di comunicazione fortissima contro questo tram, che invece è uno strumento di spostamento importantissimo. E se pensate anche al tram di Viale Palmiro Togliatti, al tram che connetterà la stazione di Pontina a Piazzale Verano, alle due funivie che ancora oggi ci sono e sono finanziate, quelle su Magliana e quella di Casalotti, che per quanto denigrata, ripeto, è ancora lì, e la potete anche trovare ancora nel bilancio del Comune di Roma. Quindi ci sono e tante altre progettazioni lasciate che riguardano anche il quadrante est. Insomma, c'è un'eredità importante, finanziata, che si sta portando avanti e quindi per noi questa è una fonte di grandissima soddisfazione, perché al di là poi di tutto c'è stato un lavoro concreto e serio, e anche sul fronte della mobilità sostenibile, perché siamo andati anche avanti coraggiosamente per certe attività, e parlo delle piste ciclabili, ne citavamo prima quella di Ostia, che è stata oggetto diciamo di grandi dibattiti qui sul litorale e non solo, ma anche di tante altre infrastrutture transitorie che spero insomma a breve diverranno poi definitive con tutti gli accorgimenti tecnici del caso, che abbiamo sviluppato in città anche col periodo del Covid. 130 chilometri di rete ciclabili per gestire l'emergenza. Spero insomma che adesso, sebbene fino ad oggi non sia stato fatto un metro di nuove piste ciclabili, speriamo insomma che l'eredità lasciata poi possa essere adesso da stimolo anche in vista degli appuntamenti del Giubileo e di tutti gli altri appuntamenti, eventi che abbiamo su Roma, possa essere anche una modalità di spostamento. Cioè l'integrazione è quello che ci serve. Penso che abbiamo fatto un lavoro lasciato alla città che sta dando i suoi frutti e questa è la soddisfazione più grande per noi. Grazie Linda. Antonio De Santis, quindi praticamente Gualtieri sta vivendo di rendita, sostanzialmente. Si sta vivendo di rendita. Poi una cosa che tenevo a dire, anche richiamando quello che diceva Giuliana prima, a Ostia, noi stiamo parlando molto dei servizi, di quello che poi viene fuori, che si vede, ma ad Ostia riuscire ad erogare questi servizi rispetto agli altri municipi è ancora più complicato. Per un motivo molto semplice, dal punto di vista della macchina amministrativa, lo dico da ex assessore al personale, è veramente complicato è complicato ovunque per motivi di natura finanziaria, sul personale, insomma, per vari motivi, ma ad Ostia ancora di più, perché anche spostare banalmente dei dipendenti ad Ostia, per lo più risiedono a Roma, è veramente difficile. Quindi Giuliana ricorderà quante volte mi chiamava per dire: mi mandi un tecnico, riuscite a mandarmi un geometra, cioè anche delle figure specifiche, che però è davvero complicato, anche se su 23.000 dipendenti potrebbe sembrare assurdo, però diventa molto complicato, perché poi si inseriscono i sindacati, anche perché poi quando riesci a creare a fare anche dei trasferimenti, subentra un aspetto che è quello della persona che lavora ad Ostia magari non volendolo fare, per cui cominciano anche degli effetti diversi rispetto alla motivazione, quanto piuttosto magari anche alle assenze. Quindi riuscire a programmare e avere delle idee è meritorio. Dopodiché trasferire anche in concreto in un municipio come quello di Ostia le volontà di indirizzo politico è esponenzialmente più complicato. Quindi, quando prima Giuliana raccontava l'episodio dei panini, ad esempio, è una vicenda che ricordo, che conosco, voi non potete immaginare quanto sia, diciamo, veramente, lo ripeto, meritorio in un ambiente, in un clima come quello, essere riusciti a far impiegare quelle persone come giardinieri nel momento in cui erano dei bagnini che per 6 mesi non lavoravano. E noi abbiamo fatto, poi voi in modo particolare, i municipi avete fatto, ho deviato un po' dalla domanda, ma penso che era retorica. Ci ritorno.
Avete fatto un lavoro da questo punto di vista molto coraggioso e io dico che politicamente è un paradosso, ma addirittura questo tipo di approccio è stato pagato in termini politici. Però la verità è, e questo va dato atto a tutti noi in generale, ma in modo particolare anche a quello che è stato fatto qui, il modo coerente di affrontare, di portare avanti delle cose e di produrre risultati. Perché questo significa provare ad introdurre anche un cambio di natura culturale, che magari nel breve periodo non necessariamente dà i suoi frutti, però nel medio-lungo periodo sicuramente li può dare. Ora, quello che serve, anche dal punto di vista che stavo descrivendo, è anche un interesse a livello nazionale su queste vicende, su queste questioni, perché molti dei problemi che abbiamo trattato, ma non ultimo anche quello a cui ho fatto cenno io, può sbloccarsi e può risolversi solo attraverso delle misure di carattere nazionale che consentano di spendere di più sulla macchina amministrativa, di rimodernare il municipio, di rimodernare le strutture stesse. Quindi questo, insomma, grosso modo, ci tenevo tanto a dirlo, che il coefficiente di difficoltà che hanno affrontato è stato altissimo e lo si vede anche, questo lo dico da cittadino, ai miei occhi, rispetto a quanto si vede oggi. Banalmente, io che amo fare qualche passeggiata di tanto in tanto ad Ostia, mi rendo assolutamente conto di alcuni dettagli particolari che erano stati curati e che oggi mi sembra non siano curati allo stesso modo. Grazie mille. Giuliano Bacetti, con te vorrei affrontare due punti. Il primo, abbiamo, Linda ci ha parlato del grande lavoro che è stato fatto a Roma, ma per colmare un gap infrastrutturale così grande penso che non servano interventi a compartimenti stagni, nel senso che come dire, fatti dal singolo sindaco, dalla singola città. Serve magari una rete di interventi, perché ben venga tutto quello che viene fatto a Roma, ma se non ci sono poi i collegamenti con le realtà limitrofe si crea comunque un problema. E l'altra cosa, noi sappiamo che le infrastrutture servono per cosa? Per dare servizi ai cittadini, ma per creare anche economia, no? Per creare anche lo sviluppo economico. Quindi sono due fari che in qualche modo non vanno persi di vista. E quindi questo è il perno centrale. Non basta dire, riempirsi la bocca di aver fatto un'infrastruttura, se poi quell'infrastruttura non è utile. Cioè, ci sono infrastrutture utili e infrastrutture che non lo sono. Condivido Carmela. E prima di rispondere alla domanda, intanto volevo anch'io ringraziare Giuliana e tutta la sua squadra per come hanno amministrato questo municipio negli anni precedenti, perché nonostante abbiano iniziato con quasi 2 anni di ritardo, visto che hanno votato successivamente, poiché il municipio era commissariato, sono riusciti a raggiungere dei risultati incredibili, ma soprattutto hanno avuto una capacità amministrativa di riuscire a spendere quasi la totalità dei fondi messi a disposizione dal comune. Per un'amministrazione riuscire a spendere il 97-98% dei fondi messi a disposizione è qualcosa di inimmaginabile. Neanche le strutture centrali di Roma Capitale sono riuscite in questi anni e probabilmente mai ad avere quegli impegni di spesa. E mi faceva piacere riconoscerlo, perché hanno fatto veramente un lavoro importante. Ritornando, diciamo, alla domanda che mi avevi fatto, Carmela, ho letto in questi ultimi giorni un rapporto di Legambiente, Pendolaria 2024, in cui poi c'è anche un focus sulle aree urbane, e mette a confronto le infrastrutture che ci sono a Roma o a Milano con quelle che ci sono in altre zone, anche città, capitali europee. Vi leggo solo dei dati per farvi capire quanto siamo indietro. Londra 470 km di metro, Madrid 291, Barcellona 148, Parigi 225, Milano 103, Roma soli 60 km. È sempre più urgente che
Quanto è previsto nel PUMS, di cui parlava Linda, il piano urbano della mobilità sostenibile, elaborato dalla nostra amministrazione, sia messo a terra il prima possibile, perché viviamo di un gap infrastrutturale che va a pregiudicare la libertà di spostamento in modo, come dire, anche senza utilizzare il mezzo pubblico, che impatta con la vita dei cittadini. Se vogliamo veramente guardare a un futuro verde, un futuro in cui ci sia meno inquinamento, bisogna il prima possibile mettere a terra queste opere. Ma ciò che fa pensare è una delle opere, la chiusura dell'anello ferroviario, per dire, di Roma, che era stata finanziata col PNRR, nella modifica della scorsa estate fatta dal governo Meloni lo ha definanziato. Dai 265 milioni che erano previsti nel PNRR l'ha portato, definanziando di circa 100 milioni, a 175 milioni. Questo vuol dire che il progetto si ferma. Si ferma perché non ci sono i fondi per poterlo fare, quindi bisognerà attendere ancora un po' affinché ci siano quei fondi per poter andare avanti. Un'altra infrastruttura fondamentale, che tra le altre cose avevamo cominciato durante la nostra amministrazione con la progettazione, il nodo Pigneto, anche quello. Terzo bando di gara che è andato deserto, quindi vuol dire che minimo avrà 8-10 anni di ritardo quest'altra infrastruttura. Tornando invece al territorio, nel rapporto Pendolaria fondamentalmente viene certificato per l'ennesima volta che la Metromare e la Roma Nord sono tra le due peggiori ferrovie a livello italiano. Io penso che anche a livello italiano, sicuramente del mondo. Secondo me Metromare. Abbiamo sentito la politica tutta parlare ormai da anni, sono 5, 6, 7 anni di questo treno ogni 6 minuti. Beh, è ora che lo raggiungiamo, questo obiettivo. Ci sono questi 425 milioni che vanno messi a terra il prima possibile per poter realizzare quest'opera e rendere quell'infrastruttura, che è fondamentale perché collega Ostia e il suo entroterra alla città, e è necessario far sì che questa infrastruttura sia migliorata nel più breve tempo possibile. Contemporaneamente però non possiamo aspettare, se ci vuole tempo affinché queste opere vengano fatte, diciamo che l'amministrazione regionale può anche intanto pensare a mettere ulteriori due treni per far sì che i tempi di attesa si riducano. E soprattutto che vengano anche mantenute le stazioni, perché fino a qualche mese fa tra Vitinia e Colombo il 50% degli impianti di traslazione non erano funzionanti. Un impianto di traslazione che non è funzionante vuol dire che un cittadino che ha delle difficoltà di deambulazione non può prendere il mezzo pubblico. È una cosa vergognosa nel 2023-2024. Prima Carmela dicevi di guardare al di là, sì, perché secondo me poi il litorale secondo me va visto nel suo complesso, il litorale romano, quindi il litorale che va da Civitavecchia e arriva fino alla parte sud del Lazio, quasi a considerarlo un litorale unico a livello regionale. Roma Latina, esattamente, Roma Latina. Adesso sembra, dicono col commissario, che partiranno i lavori nel 2025. È una vergogna, un progetto vecchio, non ha più senso, un progetto che va a sventrare un territorio, che va a insistere all'interno di tre riserve naturali, che va a far chiudere delle attività economiche legate all'agricoltura. È qualcosa veramente di impensabile, soprattutto perché il problema si potrebbe risolvere con due semplici modi. Uno, mettendo in sicurezza la pontina, come abbiamo sempre sostenuto. Adriano ne è stato, come dire, un portabandiera di tutto questo, facendo anche la terza corsia, quella, diciamo, di sicurezza e di emergenza tra Roma e Terracina. Dall'altra, rafforzando quello che è il trasporto pubblico di Cotral, ma soprattutto pensando a una metropolitana leggera di superficie che possa in qualche maniera congiungere Pomezia a Roma e far sì che i pendolari non si imbottigliano sulla pontina nelle loro scatole di acciaio, di ferro, nelle loro macchinette, e rimangono lì fermi per ore. Ma si può andare anche oltre. Perché per dire possiamo anche parlare delle infrastrutture portuali. Infatti noi abbiamo due snodi importantissimi che sono Fiumicino e Civitavecchia. Che vanno ad impattare anche con le attività economiche delle stesse città. Perché dico questo? Perché c'è la progettualità di questo nuovo porto turistico a Fiumicino per far attraccare le navi da crociera.
Al di là che è qualcosa di impensabile da un punto di vista ingegneristico, perché vari studi fatti dai comitati hanno messo in luce come ci siano delle difficoltà a far sì che il pescaggio, poi per far arrivare quelle navi, regga nel tempo, perché sono navi enormi. Ma andrebbe, secondo me, a distruggere le attività economiche di Fiumicino, ma soprattutto a far sì che quella città sia ancora più inquinata, perché oltre all'aeroporto avrà anche un porto per le navi turistiche. È qualcosa che porterà pochissimo al territorio, per il semplice fatto che sarà un sistema chiuso, quello portuale, quindi le attività economiche del territorio non ne beneficeranno di nulla, e andrà soprattutto ad impattare con quella che è l'economia ormai da anni di Civitavecchia. Noi non possiamo pensare che ogni comune non consideri anche tutto ciò che è circostante. I sistemi economici e l'ecosistema, diciamo, di una regione va ragionato tutti insieme. Pensare che non incida un nuovo porto di navi da crociera su Fiumicino, su quello che è Pomezia, su quello che è Civitavecchia, poiché gran parte di quelle navi si sposteranno sul porto di Fiumicino, è qualcosa di assurdo. Andremo veramente a desertificare o comunque a creare problemi al sistema economico di Civitavecchia. E, non so, io credo che bisogna in qualche maniera un po' lottare tutti affinché quest'opera non veda luce, e anche competizioni a livello europeo, visto che c'è una commissione poi apposita che le può valutare. Grazie Giuliano. Adriano Zuccala, consigliere regionale. Giuliano Pacenti ha parlato del tasto dolente per questo territorio, che è la metromare. Tocca a te, il tasto dolente. I lavori dovevano iniziare a inizio marzo, poi è stato comunicato che sono stati rinviati, sembra che inizieranno a fine marzo, ma c'è sempre un punto interrogativo. Tu hai presentato anche un'interrogazione in Regione Lazio alla Giunta per conoscere il cronoprogramma esatto dei lavori e soprattutto nel frattempo quando arriveranno i nuovi treni. Sì, la metromare è un po' la nostra circumvesuviana, proprio passa così. Devo dire, sì, in collaborazione chiaramente con i rappresentanti del municipio, in particolare ci siamo sentiti con Alessandro, abbiamo elaborato questa interrogazione un po' per mettere nero su bianco quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione regionale rispetto alla metromare. Però mi piace partire dal concetto generale che c'è dietro la mobilità, come hanno fatto egregiamente sia Linda che Giuliano. Allora, la mobilità ha due strade, paradossalmente parlando di mobilità: o mette al centro la persona e le comunità, o mette al centro i mezzi e il mezzo singolo. Le due cose non possono essere intermedie, perché altrimenti non funziona né una né l'altra. Allora, o noi decidiamo di avere una mobilità che metta al centro la qualità di vita delle persone, oppure riempiamo le strade di auto e la mobilità pubblica, il trasporto pubblico locale, non funziona. E questo è un po' il paradosso che ci troviamo a vivere, perché in questa congiunzione astrale in cui siamo governati praticamente a ogni livello dalla destra, e questo l'hanno testimoniato più e più volte in consiglio regionale attraverso i nostri atti, alle risposte ai nostri atti, il loro concetto di mobilità è quello di 50-60 anni fa, dove è l'auto al centro dell'interesse delle amministrazioni e non la persona. L'hanno dimostrato con la Roma Latina, quando noi abbiamo chiesto di non intervenire più, non proseguire più in quel progetto che è vecchio di 30 anni. E in audizione in commissione regionale, l'ingegner Mallamo, che è stato adesso nominato commissario, ha detto che ha solo due piccoli problemi. Uno dal lato della cisterna Valmontone, e uno dal lato di Roma. Adesso il lato di Roma il problema non è particolarmente grande, nel senso non sa come entrare a Roma. Cioè, praticamente il problema di per andare da Latina a Roma è come entrare a Roma, e lui ha questo piccolo problema che ancora non ha risolto, però comincerà i lavori, poi si vedrà nel momento in cui arriviamo lì, magari la lasciamo così, fai un salto, arrivi all'EUR. Oh, questo capite che è la follia, no? Si nominano i commissari quando non si sa ancora, dopo decenni, non dopo qualche anno, dopo qualche mese, dopo decenni,
qual è il problema delle persone che circolano sulla pontina. Chiaramente la soluzione è quella che diceva Giuliano prima, mettere in sicurezza la pontina, che già con l'intervento di ANAS rispetto ad Astral che veniva gestita prima era un colabrodo assolutamente. Adesso si sta iniziando la messa in sicurezza per quanto a rilento, proprio perché è stata frenata, perché serve la necessità, come altri casi, di avere il problema per porre la soluzione della grande opera, no? La grande opera è sempre la soluzione, ma la grande opera è la soluzione infinita che non si raggiungerà mai, proprio perché è una grande opera, mentre alle persone servono le soluzioni immediate. Ecco che arriviamo al concetto di mobilità. Allora, la metro mare, la Roma Lido, è, lo dice il nome stesso, la metro per il mare, ma si ferma ad Ostia. Quindi il più grande bacino di persone che si riversa sulle spiagge, ovvero Roma, del nostro litorale, perché poi Roma si divide da sud a nord, come sappiamo bene, quindi va verso Santa Marinella, appunto Civitavecchia, Pomezia, Ardea, Nettuno, Anzio e via discorrendo, quando prendono la metro da Roma, arrivano a Ostia e si ritrovano nel nulla praticamente, perché non esiste la famosa intermodalità. Cioè, non sanno come da Ostia, ad esempio, andare verso sud o andare verso nord. Ed è questo che dovrebbe essere il principio cardine di un'amministrazione che guarda un po' più dall'alto rispetto al municipio, rispetto ai comuni, no? Quella regionale. Ovvero, che cosa vogliamo fare della mobilità nel prossimo futuro, nei prossimi 20-30 anni? Quello che servirebbe, ad esempio, è sì potenziare la Roma Lido, che tra l'altro gli stanziamenti che sono stati portati avanti adesso, anche attraverso l'FSC, sono per adeguare la Roma Lido, cioè per adeguare la metromare, non per renderlo un servizio essenziale e rivoluzionario rispetto a quello che è un concetto di mobilità evoluto. Cioè, stiamo dicendo che invece di andare con gli asinelli a portare le persone sulla ferrovia, dobbiamo cominciare a metterci una locomotiva a vapore, per dire il salto quantico che loro riescono a fare nelle loro mentalità. Mentre invece noi dovremmo cercare di togliere appunto le auto dai parcheggi. Prima si parlava dei parcheggi lungo tutta la via litoranea. Allora, ma noi dobbiamo cercare di capire che le auto non devono stare più in mezzo alla strada. Ormai il futuro si sta delineando, il trasporto di massa deve essere pubblico, il trasporto puntuale deve essere in sharing, perché è molto più comodo. Noi ci dobbiamo spostare in tanti con un mezzo e raggiungere l'ultimo, il famoso ultimo miglio con magari mezzi in sharing, senza avere per forza la proprietà dell'auto che ci costringe a spese costanti durante l'anno, eccetera, eccetera. E quindi se noi però non diamo la possibilità alle persone di farlo questo, ovvero offrendo dei servizi pubblici che siano adeguati alle nostre esigenze, perché tutti ci svegliamo, andiamo in ufficio la mattina, dobbiamo andare a prendere i figli, dobbiamo spostarci, dobbiamo fare la spesa, se noi non diamo dei mezzi pubblici adeguati a questa necessità, non riusciamo mai a fare il salto. Quante volte noi andiamo all'estero, ritorniamo, ah che bello, si gira con la bicicletta ad Amsterdam, a Londra ci sono chilometri di metro, poi torni qua, gli fai una pista ciclabile sul litorale eccezionale, ah, e dove parcheggio la macchina? Ma scusa, ma sei tornato adesso da Amsterdam, se la sei fatta tutta in bicicletta, ma fatti pure Ostia, no? Perché non si riesce a fare questo passaggio? E io ho apprezzato tantissimo, poi con Giuliana abbiamo condiviso anche una parte di amministrazione, soprattutto quella del Covid, come si diceva prima, per le spiagge, ricordiamo, c'erano i droni che attaccavano le auto, le persone quando giravano sulla spiaggia, no, scherzo, è stato molto complicato sicuramente, però anche dare la possibilità alle persone di muoversi in maniera diversa è stato importante in quel periodo, chiaramente, e di fare attività sportiva su un valore che noi abbiamo inestimabile, che è quello del litorale. Allora, se noi riusciamo anche attraverso i fondi da stanziare nella metromare, ma a creare un concetto diverso veramente di quello che è il trasporto su ferro, che deve affiancare e collegare meglio dei poli essenziali come quello industriale di Pomezia, come quello agricolo di Ardea, ma Anzio e Nettuno già sono, cioè salta proprio, il Lazio salta, Pomezia e Ardea lo salta,
poi anzi Nettuno hanno decine di stazioni, tant'è che si sviluppano molto a livello estivo perché è facilissimo raggiungerle con il treno, Pomezia Arde vengono saltate, però se noi riusciamo a collegare bene magari lato mare e riuscire a estendere il turismo, creare un sistema, vedere tutto in maniera interconnessa per il fabbisogno sia economico, perché si sviluppano attività, sia delle persone, perché c'è la comodità di muoversi all'interno dei mezzi pubblici, noi riusciamo a fare un salto di qualità per quella che è la mobilità delle persone. Purtroppo, ripeto, in regione non c'è questa visione, al governo non c'è questa visione, perché si pensa, sbagliando completamente e dando corda, come nel caso delle concessioni, eccetera, eccetera, a piccoli interessi economici che magari ti hanno sostenuto durante la campagna elettorale per via delle promesse, piuttosto che ai grandi interessi delle persone per la loro qualità di vita, e si pensa che dando ragione a 3, 4, 5 imprenditori si riesca a raggiungere chissà quale obiettivo, e poi ci ritroviamo così dopo 30 anni ancora a parlare della Roma Latina che non viene realizzata, ancora a parlare della metromare che gira a carbone, e non riusciamo a vedere la luce rispetto a quella che è veramente una visione di mobilità all'interno della nostra regione e di infrastrutture. Quindi io spero veramente che un giorno qualcuno venga fulminato sulla via di Damasco e capisca che la strada non è questa, ma si cerchi di andare in un'altra direzione. Grazie. Grazie. Continuiamo a parlare di infrastrutture, Alessandro Iero. C'è un progetto per il cosiddetto Ponte di Dragona. Se e quando dovesse essere realizzato questo progetto, come cambierebbe il volto di questo territorio? Quali vantaggi? Riesci a illustrarcelo nei tempi previsti senza andare oltre? No, immagino, perché è un progetto importante, lo dico in questo senso. Parlerò a meno di Ferrara. Innanzitutto desidero ringraziare ognuno di voi per essere qui questa mattina. Sarà un momento un po' di incontro e condivisione. Anche l'organizzazione è stata secondo me importante, perché bisogna cominciare con Linda. Già si sta mettendo in campo un ragionamento su tutti i municipi per organizzare questi momenti di incontro, appunto perché un percorso nuovo ci attende e credo che va fatto insieme. Allora, proprio venendo alla domanda, io vi faccio vedere alcune slide, ma velocissimamente, perché se vedete, questo è il centro di Roma, no? Tutta una serie di ponti, di ponti storici, sono circa 30-37, che collegano le due sponde del Tevere. E quindi c'è anche un modo agevole per attraversare il Tevere. Poi, se vedete, praticamente sparisce Roma, ossia non è considerata tra virgolette, perché l'ultimo ponte è quello di Mezzo Cammino. Se pensate che è l'altezza del Gra, per arrivare all'ultimo tratto, che è quello del Ponte della Scafa. Quindi immaginate, dal Mezzo Cammino al Ponte della Scafa abbiamo 14 chilometri, mentre gli altri di Roma insomma variano tra un chilometro, 2 chilometri o a volte anche meno, e viene tagliato completamente fuori sia la parte dell'entroterra, soprattutto del 10° municipio, anche del 9° municipio, perché per arrivare, adesso io ho portato anche qualche esempio, se ricorderete nel 2018 come amministrazione di Pillo avevamo condiviso un ordine del giorno proprio per stimolare la ripartenza sul nuovo Ponte della Scafa e comunque ragionare sul nuovo Ponte di Dragona, perché poi con Linda mi ricordo d'urgenza dovevamo rivedere completamente la viabilità, perché ecco, queste sono immagini dove c'è la chiusura del ponte della Scafa, dove chiaramente ha messo in ginocchio sia Fiumicino che Ostia, che comunque tutta la parte urbanizzata di Ostia, perché poi comunque la parte chiaramente di Fiumicino con l'aeroporto, con le attività commerciali, con il settore terziario. Quindi immaginate che chi lavora ad Ostia, quindi l'ospedale Grassi per esempio, perché il Fiumicino
viene servito come ospedale dal Grassi, quindi immaginate anche l'urgenza. Allora ci fu praticamente un intervento sul Ponte della Scafa, vennero tolte, parliamo 2018, 600 tonnellate di asfalto e la limitazione al transito sui veicoli superiori a 7 tonnellate e mezza. E chiaramente solo inizialmente per i mezzi di soccorso a piedi addirittura, quindi tutta la viabilità interna a Fiumicino non era stata cambiata, quindi col sindaco Continuo allora, poi con Linda che allora era assessore alla mobilità prima ancora che lavori pubblici, giusto? Giusto. Quindi si era rivisto tutto il percorso legato al trasporto pubblico, è stato veramente complicato quel periodo. Vedete, questo è il ponte appunto della Scafa, poi arriverò a quello di Dragona perché ha un senso questo è l'attuale ponte della Scafa. E cosa succede? Succede che comunque è un progetto del 2002 con un accordo tra Regione e Comune di Roma che ha previsto appunto la realizzazione di questo nuovo ponte che però ha anche visto tra il 2008, se non erro, fino al 2018, 2009, 2018, nove anni di analisi, sondaggi archeologici, conferenze di servizi e tutto quanto, per poi arrivare nel 2002 a una conferenza di servizi che è stata bocciata e riadeguata da Risorse per Roma. E adesso diciamo, ci siamo sostanzialmente, questo è quello che diventerà il nuovo ponte della Scafa e l'aspetto principale, quindi è più alto, non è anche vero quando si diceva è più alto perché devono passare le navi, non è assolutamente vero perché il ponte, quell'altro attuale, il ponte della Scafa resterà a servizio comunque della viabilità, ciclopedonalità e l'aspetto più grosso è questo, quello che cambia. È tutta la complanare, tutto l'attraversamento del ponte per arrivare a una viabilità che collega Cineland e Via del Mare. Questo è il lato Ostia, questo è il lato Fiumicino. Quindi immaginate come verrà rivisto questa parte di territorio. Quindi era necessario, perché adesso inizieranno anche i lavori sul viadotto del Ponte della Scafa, credo che verrà abbattuto in gran parte, rivisto, rifatto. Quindi immaginate ancora di servizi, difficoltà di spostamento tra i cittadini di Ostia e Fiumicino, senza la possibilità di avere nell'entroterra un'alternativa che abbiamo sempre condiviso da questo punto di vista. Mi dispiace adesso che non si vede su questa slide perché è molto chiara, perché stiamo parlando di un progetto che è stato finanziato dal Comune di Roma, quindi arrivo al nuovo Ponte della Scafa, nuovo Ponte di Dragona, perdonatemi, è stato finanziato la progettazione, attenzione, la progettazione preliminare con un accordo credo nel 2004, se non erro, sì, perché poi con Linda abbiamo fatto tutto un recupero di informazioni, erano solo cartacee, tracce sagliate, adesso oggi abbiamo questo famoso progetto del nuovo Ponte di Dragona, quindi chiaramente consegnato 2006-2007 da Risorse per Roma all'allora Dipartimento di Urbanizzazione, oggi SIMU, insomma, e quindi è chiaro che questo, vedete, questo è lo svincolo basso a destra che sarà il ponte, no? Che collega la Portuense, anche la Magliana, la Roma Fiumicino, quindi creare questa possibilità di collegare le due sponde per poi arrivare dalla parte dell'entroterra, c'è presente i ponti di Dragona, Viale Charles Le Normand, la parte della Macchiarella, erroneamente si dice Ponte di Dragona, ma in realtà la viabilità parte sì dalla zona industriale, non proprio nel centro abitato, quindi passa da dietro per poi arrivare all'altezza di Dragona, quindi sono previste anche degli interventi su per quanto riguarda il lato Fiumicino, tutte rotonde, piuttosto che su lato entroterra, sulla Via del Mare, tutta una rivisitazione legata alla viabilità, quindi con nuove rotonde. È chiaro che questo poi comporta aiuta da questo punto di vista sia l'economia, ne abbiamo parlato prima,
Voglio riallacciarmi a quello che ha detto. Stai parlando più di Ferrara. No, eh? Non credo, perché Ferrara è venuto più volte. Io vado in chiusura, vado in chiusura, vado in intervento più, salvo domande, chiaramente sempre a disposizione. Antonio ha detto una cosa, ha detto che il personale difficilmente veniva ad Ostia. E uno dei motivi è proprio il collegamento che vincolava questa cosa. E noi abbiamo la Roma Lido, quella che è. Abbiamo Via del Mare, Romagnoli, Ostiense e Colombo. Queste sono le uniche alternative, se non attraverso comunque l'utilizzo dell'automobile, ma come mezzi di trasporto nulla. Quindi il nuovo Ponte di Colonna è fondamentale per uno sviluppo economico e per riavvicinare Ostia, l'entroterra a Roma, perché oggi molti spesso dicono vado a Ostia oppure da Ostia vado a Roma. Il concetto è proprio questo, è la distanza che non collega questa parte di territorio al centro di Roma. Quindi io ho concluso, perché non entro nel merito del progetto, della parte tecnica, però ci tenevo a fare questo ragionamento un po' più ampio sul discorso di chi mi ha anticipato, sulla necessità del collegamento, della viabilità, della ciclopedanalità, perché sul ponte di Ragarona verrà vista questa parte più la metropolitana leggera, e questo è un ragionamento che va considerato. Quindi io qui mi fermo, vi ringrazio e poi chiaramente sto a disposizione anche per Salutiamo Linda Meleo, Antonio Santos, Giuliano Bacicchi, Adriano e Alessandro. Restano perché passiamo a parlare del dissesto geologico. Ci dovrebbero essere i rappresentanti del coordinamento sicurezza idraulica. Alessandro, me lo confermi? Allora, prego, se si accomodano qua insieme a noi. Ci stai preparando altre slide, Alessandro? Ci stai preparando altre slide? Perfetto, allora ti lascio il tempo per preparare le slide e quindi inizio con Adriano. Il sesto microgeologico. Qualche giorno fa l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha lanciato un allarme rispetto al rischio idrogeologico. Solo a Roma sembra che servano 900 milioni per mettere, per così dire, in sicurezza la città. Tutto il territorio del Lazio è sottoposto a questo tipo di rischio. Nella provincia di Lieti siamo addirittura al 22% di territorio a rischio frana o allagamento. Poi c'è Roma che chiaramente fa il grosso proprio per l'estensione, no? Che ha e per il numero di abitanti. Ci sono circa 400.000 persone che diciamo vivono quotidianamente questo rischio nella città di Roma. E in Regione Lazio, a fronte di tutto ciò, che cosa succede? Succede che viene presentata una legge per trasformare le cantine in abitazioni. Quindi si cambia la destinazione e tutto, si mettono le persone sottoterra. Praticamente persone aumentando, per così dire, ancora di più il rischio per queste persone che vivono, andranno a vivere poi negli scantinati. Ora, questa legge di cui ci parlerà adesso Adriano ha tantissime criticità, non è soltanto questa, però questa è diciamo importante perché si parla della sicurezza delle persone. Sì, dissesto idrogeologico, molto semplicemente per introdurci un po', il clima sta cambiando, diciamo è sotto gli occhi di tutti, in tutto il nostro paese, ma chiaramente nel mondo in generale. E la grande differenza rispetto a un clima che noi eravamo abituati a conoscere e che poi ha dato vita a quelle che sono le infrastrutture idriche all'interno delle nostre città, quel clima era caratterizzato da rovesci molto più diffusi durante il corso dell'anno, diciamo, quindi permetteva al suolo di acquisire la parte idrica, quindi acquisire la pioggia e alle infrastrutture di smaltirla in maniera adeguata. Adesso, essendo molto più concentrate magari in pochissimi giorni o addirittura in pochissime ore queste precipitazioni, mettono in crisi sia gli aspetti
impianti idrici, ovvero di smaltimento, come fognature bianche, che non riescono a gestire la quantità di acqua in quel periodo di tempo, come mettono in crisi, questo chiaramente sempre per colpa degli interventi antropici, le infrastrutture naturali invece, causando così smottamenti, perché mancano spesso delle infrastrutture ambientali che possano reggere frane e via discorrendo. Questo detto proprio in maniera estremamente semplicistica, che cosa andiamo ad affrontare. Ora, in questo, come ha detto bene Carmela, l'amministrazione regionale, intestando questo intervento come il suo modello urbanistico. Cioè, loro identificano questa legge regionale come il loro cavallo di battaglia in ambito urbanistico, ovvero non la rigenerazione urbana, quindi il recupero di capannoni abbandonati, come spesso siamo abituati a vedere, o di aree fatiscenti, no, far abitare le persone nelle cantine. Questo è il loro modello urbanistico. È chiaro che in una situazione dove le infrastrutture, come ho detto prima, vengono messe in seria difficoltà rispetto alla quantità d'acqua che si riesce a generare in pochissimo tempo, tutto ciò che si trova sotto il livello della terra, quindi quello che è facilmente raggiungibile dall'acqua, che semplicemente per gravità va verso il basso, si trova a grandissimo rischio di allagamento. E chiaramente lì dove è difficile uscire in maniera rapida, o comunque evacuare in maniera rapida un locale seminterrato, si fa la fine del sorcio, come si dice, e quindi è il rischio più grande che, in cui si mettono le persone con questo intervento. Oltre questo, ci sono anche soprattutto all'interno delle province della regione, principalmente quelle di origine vulcanica, quindi diciamo i castelli o comunque a basi geologiche simili, c'è un rischio concreto, anzi un dato di fatto più che un rischio, della presenza del gas radon. Il gas radon è la seconda causa di morte per i tumori ai polmoni, e chiaramente è presente in natura e nel sottosuolo, e soprattutto ne sono vittime, diciamo, i locali seminterrati, appunto. E il paradosso di questa legge è che dice che c'è il gas radon, quindi lo sanno, però ti dicono: intanto ci vai ad abitare per 2 anni, fai il monitoraggio per 2 anni, se c'è il gas radon dici: oh porca miseria, c'è il gas radon, dobbiamo togliere il gas radon. Quindi devi fare gli interventi di mitigazione dopo che hai fatto i lavori, che hai fatto il cambio di destinazione d'uso, che ci sei andato ad abitare per 2 anni. Poi, dopo 2 anni, altri 2 anni, che hai fatto gli interventi di mitigazione del gas, perché si può chiaramente, con una reazione adeguata, sistemi meccanici eccetera eccetera, mitigarne l'effetto. Dopo altri 2 anni vedi se hai fatto gli interventi adeguati, allora forse ti sei salvato altri 2 anni, ti sei salvato altri. Altrimenti ci sei stato 4 anni e hai continuato a respirare il gas radon, e poi non si sa bene che cosa succeda se questi interventi non sono adeguati. Quindi questo è un rischio grandissimo. Noi stiamo cercando di proporre qualcosa per mitigare gli effetti negativi di questa legge, ad esempio vedendo prima se c'è la presenza del radon, una cosa banalissima, no? Che faremmo tutti noi dotati di un cervello, e cercheremo di mitigare il più possibile gli effetti. È chiaro che hanno dei numeri in maggioranza predominanti, quindi questa legge presumibilmente passerà. Non può essere paragonata, come è stato fatto in commissione, a quella di Sottotetti, al recupero dei vani Sottotetti, perché chiaramente parliamo di situazioni, come ho detto, geologiche completamente diverse rispetto a stare in alto, rispetto a stare sottoterra, però sono convintissimi di portare avanti questo loro modello urbanistico, e noi cercheremo in ogni modo di renderlo più sicuro possibile delle persone, perché ne va veramente della vita e della salute delle persone. Ma c'è forse un po' un sottovalutare i rischi dei cambiamenti climatici, ma intendo dire sia a livello nazionale che a livello regionale, perché poi il governo Meloni ha tagliato i fondi previsti dal PNRR per appunto il rischio idrogeologico, per mettere in sicurezza
in consiglio regionale sembrano essere sordi alle richieste che arrivano anche dall'opposizione per la rigenerazione urbana, per il rischio idrogeologico, quindi sembra che ci sia proprio una poca sensibilità rispetto a tutto questo. Più che sottovalutare i cambiamenti climatici, sopravvalutano gli interessi economici. Perché chiaramente voi immaginate che delle nuove costruzioni, diciamo, o anche costruzioni precedenti, che in questo momento si trovano con dei locali seminterrati che possono essere cantine, garage o qualsiasi altra cosa, e da un momento all'altro possano diventare abitazioni vere e proprie. Abitazioni vere e proprie da vendere sul mercato delle abitazioni vere e proprie, e quindi mentre un garage si può pagare 15-17 mila euro, magari un monolocale seminterrato lo paghi 50, per farvi un esempio banale, oppure che possono essere dati in affitto come abitazioni principali e non come garage. Quindi pensate il giro economico che c'è dietro l'edilizia, anche in questo caso, rispetto a una legge del genere. E chiaramente chi può essere più interessato a questa legge? Sicuramente non la famiglia, che ha bisogno di uno spazio in più per riuscire a condividere con magari i propri figli. Loro così l'hanno giustificata all'interno della commissione: ah, ma magari una famiglia non può permettersi una nuova casa e i figli vogliono andare nel seminterrato perché magari è bello, non lo so, è una sala hobby o cose. Ma ammesso e non concesso che vada bene, se io voglio andare nel seminterrato, ci vado, non devo fare un cambio di destinazione d'uso. L'escamotage di fare un cambio di destinazione d'uso è per avere un aspetto economico al cambio di destinazione d'uso, e quindi anche qui dietro c'è l'interesse di costruttori, probabilmente, che vogliono portare avanti questa legge. E come detto in precedenza, magari le campagne elettorali sono state fatte in un determinato modo, sono state fatte determinate promesse, e adesso l'interesse economico è predominante rispetto all'interesse alla salute delle persone, e questo ci hanno abituato chiaramente tante volte. L'aspetto anche divertente, che mi sono dimenticato di dire prima, è che sono due cose proprio, e chiudo. Il primo è che questa legge diminuirà il consumo di suolo. Questo l'hanno giustificato con questa idea qua, diminuirà il consumo di suolo. E la seconda cosa è che gli oneri di urbanizzazione si pagheranno, sapete, quando si fa una ristrutturazione, una nuova edificazione, una riqualificazione, si pagano gli oneri di urbanizzazione, ma sono poche migliaia di euro, poche centinaia addirittura se si parla di un'abitazione singola. Serviranno a prevenire il dissesto idrogeologico all'interno dei comuni. Ora, per farvi un esempio, se sono stato il sindaco di Pomezia, quindi bene o male i numeri li conosco, se tutti gli oneri di urbanizzazione del comune di Pomezia che sarebbero derivati da questo intervento, che possiamo paragonare in 20-30 mila euro in un anno, servirebbero per mitigare il rischio idrogeologico della nostra città, con un intervento, per farvi il paragone, che noi abbiamo sì finanziato tramite il PNRR, di 5 milioni. Quindi è questa la differenza. Loro pensano di abbattere il rischio di dissesto idrogeologico, dove solo a Pomezia ci sono voluti 5 milioni, con 10-20 mila euro l'anno. Quindi è chiaramente una presa in giro anche a livello amministrativo di persone che bene o male un pochino ne capiscono. Ma questa diciamo supponenza amministrativa loro non se la levano in nessun caso, come col trasporti prima, anche con l'urbanistica adesso. Grazie Adriano. Sandro Massimelli e Marco Fagnani, che sono i rappresentanti del coordinamento sicurezza idraulica del 10 municipio. Io vorrei sentire proprio dalla vostra viva voce, cioè voi che vedete, diciamo, direttamente il problema, quali sono le difficoltà e quali le possibili soluzioni. Comincia? Sì, inizio io. Buongiorno a tutti. Allora, le difficoltà principali... Microfono, perfetto. Pronto? Sì. Le difficoltà principali sono chiaramente doversi interfacciare con vari enti che hanno, diciamo, la responsabilità di mettere mano a queste soluzioni.
Partiamo da uno studio, o meglio, due studi sul risanamento idraulico del territorio, l'ultimo appunto commissionato dal SIMU e presentato nel 2018, dove sono stati individuati 109 interventi sul territorio del decimo municipio. Di questi 109 interventi, chiaramente sono state indicate anche delle priorità. La priorità, diciamo, più alta, la priorità UA, è quella che riguarda una vasca di laminazione sul canale Palocco, che diciamo, mitigherebbe il rischio idraulico e soprattutto permetterebbe la realizzazione di tutta un'altra serie di interventi, diciamo, per tutta la zona che riguarda la parte, diciamo, delle acque alte, quindi tutti i quartieri che vanno dall'Infernetto, Casal Palocco, Axa, Madonnetta, eccetera. E poi ci sono, diciamo, tutta una serie di interventi con priorità analoghe che andrebbero a mitigare il rischio nella parte delle acque basse e medie. Nello specifico, questo intervento qua, diciamo, ha una storia, diciamo. Siamo ancora a un livello, diciamo, iniziale di progettazione, in quanto nel 2021 è stata presentata una fattibilità tecnico-economica commissionata dal SIMU esternamente alla Idroarc, che ha tirato fuori, diciamo, una fattibilità tecnico-economica, diciamo, a nostro avviso fuori dal mondo, in quanto lo studio di Roma 3 del Dipartimento di Ingegneria aveva valutato questo intervento in circa 9 milioni di euro. Questa fattibilità tecnico-economica ha tirato fuori un importo di 78 milioni di euro. Ora, capite bene che la realizzazione di una vasca di laminazione su un territorio, sì, importante, con tanta gente a rischio, nella capitale d'Italia, eccetera, di 78 milioni, un unico intervento, è praticamente, significa non farlo. Non esiste, penso, in Italia una vasca, ce ne sono tante di vasche, anche vasche di laminazione che riguardano fiumi. Ma mai nessuna realizzazione di vasca di laminazione diciamo, ha raggiunto questi livelli di spesa. Che cosa è successo? Chiaramente dal 2021, quando è stata presentata questa valutazione tecnico-economica, ad oggi ci siamo interfacciati con tutti a livello regionale, città metropolitana, Comune di Roma. L'ultimo incontro che abbiamo avuto ad ottobre, mi sembra, a Roma col presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e con l'assessore Ornella Segnalini, l'assessore ai lavori pubblici, praticamente abbiamo saputo che questa valutazione tecnico-economica si rifarà. Quindi non è andato bene. Probabilmente l'Idroarc non è stato piacevole il risultato. Quindi, Internamente, da Risorse per Roma questa volta, verrà rifatta questa valutazione tecnico-economica, cosa che nel 2019 c'era stato detto che Risorse per Roma non aveva le competenze per farlo, adesso ce le ha, e questa è già una buona notizia. Quindi verrà rifatta questa valutazione tecnico-economica e si attendono risultati, diciamo, valori più bassi, che possano essere, diciamo, coperti da quello che è stato fortunatamente inserito nel bilancio previsionale, che sono 48 milioni di euro. Quindi siamo in attesa di avere risposte su questo primo passo, diciamo, perché poi una valutazione tecnico-economica non è altro che il primo passo di un'opera. Poi ci sono tutte le altre, diciamo, progettazioni, quindi da qui alla realizzazione dell'opera attendiamo, cioè pensiamo che passeranno almeno altri 10 anni. Quindi Grazie. questa è un po' la situazione. Poi c'è Poi la parte, diciamo, delle altre opere, sempre con priorità molto alta, di cui ne parlerà Marco Franco. prego. Buongiorno, grazie a tutti della presenza, grazie dell'invito.
Il grande problema del territorio è conosciuto, il dissesto, al di là dei valori economici per come dire, far pensare che il valore della casa aumenta e quindi la possibilità, sicuramente coinvolge anche i proprietari di quelle case, perché li illude di avere un valore patrimoniale maggiore. Chiaramente chi vive questo territorio sa benissimo che la storia non è quella, ma volevo dire che nello studio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma Tre, appunto, sono state dettate delle priorità che in realtà poi vengono disattese dalla presenza di fondi che finanziano opere che in realtà hanno una priorità inferiore rispetto a quelle dello studio. Il che ha prodotto la realizzazione di alcune opere, perché c'erano fondi e in quel caso andavano spesi, che avrebbero creato un maggior dissesto idraulico rispetto a quello che lo studio ha previsto. Sostanzialmente, noi diciamo sì, è vero, possono essere realizzate perché i soldi vanno spesi, ma non possono essere come dire, attuabili quei percorsi di acqua perché danneggerebbero molto di più. In questa situazione, soprattutto in questo territorio, infatti, era stata fatta un'opera che fortunatamente poi è stata limitata e siamo in attesa di un'opera più grande, che è quella che riguarda la zona delle acque basse inferiori, nella quale è coinvolto il quartiere Bagnoletto in modo particolare, che è nella zona più ad est di questo punto, ed è un'opera finanziata, almeno dall'ultimo incontro avuto col consorzio un mese e mezzo fa, per 11.735.000 euro. Ed è un'opera che sarà solo una parte funzionale di un canale pantano, che è uno dei maggiori canali ad alto rischio, che prevederà il prolungamento di un canale e la dedizione di un sistema idrovoro dedicato proprio allo stesso canale. Si realizzerà poi il distacco di quello che è adesso un sistema di pompaggio qui a Bagnolo, e quindi tutta l'opera che era stata già fatta, ma non può essere resa, diciamo, fruibile, attiva, si potrà collegare al vecchio impianto e sanerà sicuramente sia la parte di saline sia la parte di stagni. Il grande problema diventa poi questo, quello di non avere come dire, la certezza delle cose che ci raccontano le varie istituzioni. Abbiamo avuto grandi difficoltà a capire, diciamo, degli enti preposti al ragionamento sul dissesto, e parlo di autorità di bacino, parlo di regione, parlo di città metropolitana. A volte quello che ci manca è capire chi fa cosa e l'ordine dei tempi, e noi diciamo l'organigramma degli interventi delle varie entità sul tema. Non l'organigramma di ogni singola struttura, ma chi interviene in quel momento a dover fare cosa. Ci troviamo un rimbalzo di competenze che a volte ci distrae e non ci dà mai la contezza delle opere che devono essere fatte e la loro priorità sostanzialmente. Grazie. Alessandro Ieva, vuoi aggiungere qualcosa a proposito di questo studio dell'Università Roma Tre? Sì, intanto ringrazio i rappresentanti del Coordinamento Sicurezza Idraulica, con i quali nel tempo ci siamo sempre confrontati, perché questo argomento chiaramente parte da lontano, anche tutti i finanziamenti, la perimetrazione, l'assetto idrogeologico, quindi sono temi che non nascono oggi, è un percorso lungo per cui poi si è parlato di priorità. La priorità viene determinata se conosco il territorio, se conosco l'impatto che ha l'urbanizzazione sul territorio, cosa che il piano regolatore generale non ha mai tenuto conto.
sul territorio sono previsti altri 6 milioni e qualcosa di metri cubi di cemento che senza il piano assetto idrogeologico oggi verrebbero calati e creerebbero ancora più dissesto oltre quello che già abbiamo. Vedete, io questa, mentre parlavano, ho fatto passare delle immagini che secondo me a volte sono più parlanti delle parole stesse riguardo agli allagamenti. Parliamo del 10° municipio, superficie 150 km quadrati, abitanti, quindi la stima del 2019 oltre 230.000, ma la cosa che è più diciamo importante sono i dati del piano generale di protezione civile 2024. Parliamo di quasi 60.000 persone a rischio alluvione, ma parliamo di possibilità di perdita di vita umana, non stiamo parlando di allagamenti stradali. Quando Adriano parlava dei seminterrati sulla possibilità di metterli a norma con una legge, ricordiamo che nel 2011, se non erro, proprio all'Infernetto è morta una persona perché stava all'interno di un seminterrato. Quindi è chiaro che su questo territorio non potrebbero mai più essere rilasciate determinate autorizzazioni. Purtroppo poi anche il cittadino fa diventare abusivamente, diciamolo, raccontiamocelo, una taverna, un sottoscale, uno scantinato, magari ci mette le camere da letto, non sa nemmeno che potrebbero rimanere intrappolati dall'acqua su questo territorio. Purtroppo i dati sono questi. Nel mentre appunto facevo passare queste immagini di alluvione, vedete quella in basso a sinistra? Parliamo del 2011, è il fosso del Fontanile, guardate il livello dell'acqua dove era arrivato, un qualcosa di pauroso. Poi anche le altre immagini chiaramente sono parlanti. Quando Sandro Massimei parlava dello studio idraulico sul canale Valocco, quindi era stato fatto in principio quello delle acque alte proprio a seguito di quel fatto, insomma, eclatante, no? E successivamente quindi indicava una serie di interventi da fare che sono partiti subito anche col contenimento, insomma, del canale Valocco. Però quando si diceva dell'elenco delle priorità che poi durante la passata amministrazione è stato affidato da Roma Capitale al Dipartimento di Ingegneria idraulica dell'Università Roma 3, lì è stato indicato oggettivamente il livello di priorità di tutte le opere e anche quelle che possono essere realizzate solo dopo averle realizzate altre. Quindi anche interventi che oggi sono finanziati non è detto che si possano realizzare se non realizzare prima altri. Parliamo del lago d'Ostagno, posso, mi dica lei, io diciamo a sintetizzare. Allora quando ci guardiamo con loro 30 secondi del dissesto, però cercherò, no, è chiaro, poi magari ne faremo una esclusiva di dissesto dedicato, perché quello che c'è da dire è tanto, perché a volte, ripeto, i messaggi, le immagini sono già più eclatanti, questo punto di vista. Ci sono una serie di finanziamenti sul territorio che quest'anno, dal 2023, ho cominciato a tramite accesso agli atti, perché anche un semplice consigliere municipale di opposizione può incidere molto attraverso il proprio mandato con gli strumenti che gli sono conferiti. E quindi ho tirato fuori tutta una serie di di finanziamenti, ma credo di andare più su quello ministeriale, perché è quello più completo, perché chiaramente abbiamo tirato fuori tutti i dati di Roma Capitale, tutti i dati del consorzio di bonifica Litorale Nord, abbiamo tirato fuori i dati della regione. Arrivo velocemente anche qui il discorso, nella nostra amministrazione siamo riusciti a far caricare su Rendis proprio lo studio legato alla vasca di espansione sul canale Valocco. Ok, allora qui iniziamo con, vedete, allora qui vado ancora veloce, arrivo su quelli ministeriali,
Credo che sia questo, vero Sandro? Vedi un po' se tabella A, quindi abbiamo tabella A e tabella B. Comunque per farla veloce sono un po' le opere che hanno già raccontato. rappresentanti del coordinamento sicurezza idraulica che sono finanziati, che purtroppo però alcune situazioni a livello governativo oggi magari vengono definanziati. E quindi chiudiamo a questo punto. Io credo che rispetto ai fondi, perché ripeto, c'è tanto da parlare anche delle competenze delle acque e tutto Magari poi quanto. ne facciamo un'altra dedicata a questo argomento. Perché c'è anche tutta la parte della protezione civile che entra in gioco, quindi. Sì. Grazie a tutti per aver partecipato. Siamo in addirittura d'arrivo, potete accomodarvi. Io siamo, prego. Potete accomodarvi. Mi alzo anch'io e vado via anch'io. Lascio la parola ad Antonio Di Giovanni, già capogruppo del Movimento 5 Stelle nel decimo municipio. Prego. Salite tutti, allora anche Giuliana Di Pillo, presidente, Germana Paoletti, che è il rappresentante del gruppo territoriale, Antonio Di Giovanni, anche membro della segreteria romana. A voi la parola. Grazie, grazie a tutti. Capisco che parlare dopo questo tempo è difficile, anche perché la gente sicuramente si è stancata, però mi si sente? Ok. Che dirvi? Io Vogliono dire ho parole, diciamo, come il faccio compito un parlare? po' di parlare della visione, no? Del Movimento 5 Stelle, che ha portato non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunale e municipale. E quindi è una visione che noi abbiamo avuto diversa, perché facendo un ragionamento, no? Uno pensa, dice, ma senza accusare nessuno e senza andare a toccare ideologie di destra o di sinistra, ma in 30 anni, 40 anni di forze politiche, io parlo di forze Forze politiche, che politiche si che si sono sono alternate in alternate in questo questo territorio. territorio. Uno Uno dice, dice, ok, ok, avete avete portato portato un un modello, modello, quali quali sono sono stati i stati i risultati? risultati? Beh, Beh, io io di di risultati risultati non non ne ne vedo vedo perché, perché, vedo, vedo, la la viabilità viabilità che è che è sempre sempre quella quella di di prima. prima. A A livello livello infrastrutturale infrastrutturale non non ci ci sono sono stati stati grandi grandi sviluppi, sviluppi, a a livello livello di di turismo turismo non non ho ho visto visto grandi grandi sviluppi, sviluppi, quindi quindi evidentemente evidentemente se se dovessi dovessi andare andare a a tracciare tracciare una una sommatoria sommatoria di di tutte tutte queste queste cose, cose, devo devo dire dire che che questo questo modello modello non non ha ha funzionato. funzionato. Quindi Quindi non non posso posso dire dire ad ad altri, altri, no, no, il il tuo tuo modello modello non non va va bene, bene, se se già già mi mi hai hai dimostrato dimostrato che che comunque comunque tu tu hai hai prodotto prodotto un un modello modello fallimentare. fallimentare. Questo Questo per per dire dire cosa? cosa? Che Che noi, noi, e e lo lo dico dico perché perché sono sono stato stato capogruppo capogruppo nella nella precedente precedente consigliatura, consigliatura, insieme a insieme a Giuliana, Giuliana, insieme insieme anche anche a a Germania Germania e e a a tanti tanti altri, altri, i i consiglieri consiglieri e e gli gli assessori, assessori, eccetera. eccetera. E E ho ho avuto avuto modo modo di di vedere vedere che che la la visione visione che che abbiamo abbiamo avuto avuto noi noi era era pionieristica pionieristica rispetto rispetto alla alla politica politica che che sono sono state state fatte fatte negli negli anni, anni, no? no? Perché Perché noi noi siamo siamo cresciuti, cresciuti, noi noi vivo vivo il il paese, paese, l'Italia è l'Italia è cresciuta cresciuta con con un un modello modello di di politica politica clientelare, clientelare, un un modello modello di di politica politica di di interessi interessi personali, personali, che che abbiamo abbiamo sentito sentito prima prima quando quando Zuccalà Zuccalà parlava parlava di di questo questo favore favore che che viene viene fatto fatto a a chi chi costruisce e costruisce e vende vende case, case, no? no? Perché Perché poi poi mi mi viene viene da da pensare pensare che che avremo avremo più più lapidi lapidi invece invece di di citofoni, citofoni, no? no? Metteranno Metteranno delle delle piccole piccole lapidi lapidi perché perché moriranno moriranno come come sorci sorci dentro dentro le le cantine, cantine, no? no? E E quindi quindi questo, questo, ecco, ecco, questo questo è è cosa cosa significa significa avere avere una una visione visione diversa. diversa. E E noi noi siamo siamo stati stati pionieristici pionieristici in in questo questo perché, perché, perché perché intanto intanto abbiamo abbiamo fatto fatto un un bilancio bilancio che che copriva copriva tutto tutto il il decimo decimo municipio municipio e e non non come come era era stato stato fatto fatto in in passato, passato, dove dove Ossia Ossia veniva veniva ritenuta ritenuta la la vetrina vetrina di di certe certe cose. cose. Quindi Quindi se se tu tu facevi facevi un'opera un'opera lì, lì, sicuramente sicuramente avevi avevi più più visibilità. visibilità. No, No, noi noi abbiamo abbiamo fatto fatto in in tutto tutto il il decimo decimo municipio. municipio. E E non non solo solo questo questo è è stato stato andare andare ad ad intercettare intercettare le le esigenze esigenze dei dei cittadini cittadini su su questo questo territorio, territorio, ma ma avere avere anche anche una una visione visione di di un un qualcosa qualcosa che che non non duri duri che che non non funzioni funzioni nell'immediato, nell'immediato, ma ma che che funzioni funzioni da da qui qui a a 5 5 anni, a anni, a 10 10 anni, anni, no? no? Come ha Come ha detto detto Giuliana, Giuliana, ad ad esempio, esempio, lo lo skatepark, skatepark, che che non non è è stato stato fatto fatto soltanto soltanto perché perché doveva doveva essere essere gratuito gratuito o o soltanto soltanto perché perché doveva doveva ospitare ospitare gare gare mondiali mondiali o o internazionali, internazionali, ma ma è è stato stato fatto fatto e e pensato pensato in in un un territorio territorio che che aveva aveva bisogno bisogno
di avere una crescita, di avere uno sviluppo e soprattutto di andarsi a calare in un'urbanizzazione che aveva comunque dei problemi, no? Quindi questa è la visione che deve avere la politica, no? Perché altrimenti si rischia, o comunque il cittadino rischia, di basarsi soltanto sulla narrazione, perché la narrazione in questi casi a noi ovviamente non ci ha aiutato, perché cioè, se è sotto gli occhi di tutti che non vanno più a fuoco gli autobus, non vanno più a fuoco i cassonetti, non si vedono più cinghiali a Roma, anzi hanno visto a Civitavecchia perché adesso stanno andando in Sardegna, hanno visto che c'è, adesso c'è la Toto in Sardegna, quindi i cinghiali stanno andando lì, quindi l'hanno visto imbarcarsi a Civitavecchia. Quindi voglio dire, questa è la narrazione che il sistema aveva messo in atto, no? Per colpire che cosa? Una forza politica come la nostra, che invece ha portato un modello differente. Guardate, Giuliana ha iniziato già quando era commissariato il municipio, lavorando, no, come delegata, e già aveva messo le basi per quello che doveva essere un modello di sviluppo politico ed economico su questo territorio, che era quello di seminare, forse i frutti si raccoglieranno, li stanno raccogliendo, ma noi comunque abbiamo lavorato in quell'ottica di pensare allo sviluppo fra 10, 15, 20 anni di questo territorio, perché altrimenti noi, come siamo adesso, abbiamo sempre la via del mare nella quale sono stati fatti progetti enormi ma mai realizzati. Un'altra via che è la Colombo, che oramai è datata e che comunque ha i suoi problemi di viabilità. Non abbiamo infrastrutture, non abbiamo quel turismo che volevamo, perché tutti parlano, e io lo vedo, no, quando fanno gli interventi, varie forze politiche, che questo è un territorio a vocazione turistica, e va bene, ma solo a parole, perché non ho visto fatti concreti. Non vedo parcheggi, non vedo che ci sono alberghi, anzi chiudono e se ne vanno. Le attività commerciali chiudono e se ne vanno. Quindi il modello, e lo torno a ripetere, il modello che il Movimento 5 Stelle aveva messo in atto era un modello di sviluppo che era magari lento ma progressivo, cioè pensava a quello che dovrebbe essere poi, come tutti i paesi che crescono, perché le democrazie di un paese, come le democrazie di un territorio e come la qualità di un territorio, si misura nei servizi e nelle infrastrutture che riesce ad erogare e che riesce a dare alle persone. Perché altrimenti rimaniamo sempre, come si dice, quello che raccontiamo poi alla fine non ha l'efficacia. Io invece penso e consiglio a tutti, dopo aver sentito tutto quello che è stato detto qui oggi, a dirlo, a raccontarlo, a non aspettare che la gente si informi da un'altra parte. Siamo noi quelli che dobbiamo andare a raccontare agli altri che cosa abbiamo fatto, perché questo paese sappiamo tutti che poi alla fine, quando ci sono le campagne elettorali, eccetera, credono alle promesse. Come diceva un famoso umorista francese, gli adulti non credono a Babbo Natale, ma lo lodano, perché così è successo in quest'ultima fase, soprattutto con il governo che ci ritroviamo adesso. Grazie a tutti, lascio la parola a chi? A Germano Loretti. Grazie. In qualità di rappresentante territoriale di questo gruppo territoriale, io sarò brevissima perché tutto quello che è stato detto, insomma, mi sembra esaustivo. Farò, diciamo, uno dei ruoli che mi compete, rappresentare il gruppo nei ringraziamenti per la riuscita di questo evento, che è un esempio proprio di quello che il gruppo territoriale, con le persone che ci lavorano, o il gruppo territoriale degli attivisti, insieme ai nostri portavoce al municipio, al comune, in regione e a tutti i livelli, possono fare per creare spazi di discussione, di proposte, sì, anche di punti, cioè di riassumere quello che è stato fatto, ma soprattutto guardare avanti. Quindi io ringrazio tutti per la partecipazione, in particolare i consiglieri capitolini che ci hanno raggiunto sul nostro territorio, ringrazio gli attivisti che ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto economicamente con le idee e con i progetti, ringrazio Carmela per essere stata qui con la sua professionalità, ringrazio tutti voi.
Quello che è importante capire è che il gruppo territoriale è a servizio del territorio e che questo ne è un esempio, che dobbiamo guardare avanti, perché quello che il Movimento 5 Stelle può fare attraverso questa organizzazione è proprio questo, è una struttura capace di raccogliere le istanze, di proporle, di fare il punto sulle questioni, di mettere a disposizione le grandi professionalità che sono all'interno e all'esterno del Movimento, intorno al Movimento, in un coagulo positivo che ci faccia diventare più forti per il semplice fatto che noi ci abbiamo ragione e gli altri ci hanno torto. Beh, io ho il compito di concludere questa bellissima iniziativa, per la quale ringrazio tutti i miei colleghi, tutti coloro che hanno organizzato, e per la quale ringrazio voi che siete venuti qui a partecipare a questo incontro, con la voglia probabilmente che abbiamo tutti noi di voler cambiare qualcosa. Guardate, sarebbe molto semplice per me adesso qui elencare tutte le cose che abbiamo fatto, tutte le difficoltà, tutto ciò che lasciamo, ma non voglio questo. E io voglio che noi usciamo da qua con una consapevolezza, che è questa. E vi dico, la sottile differenza che c'è da quando io ho iniziato a fare questa avventura, no? A occuparmi di politica, dall'inizio ad oggi. All'inizio era una persona piena di speranze che voleva cambiare il mondo e nel mondo c'erano dei problemi, no? Che poi abbiamo affrontato, c'è stata la storia, c'erano dei problemi nel territorio che abbiamo cercato di risolvere e tutto. Oggi sono una persona che vede il mondo in un certo modo e vede il futuro, o meglio, non lo vedo, guardate. Io voglio raccontarvi semplicemente questo episodio. Pensando a tutto quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, il cambiamento climatico e quant'altro. Io, come sapete, insegno in una scuola e l'altro giorno stavo vicina alla mia collega che lavora con me tutto il giorno, che è una persona giovane di 40 anni, con un bimbo piccolo, piena di speranze, e parlavamo dei nostri alunni. E lei mi chiedeva, ma chissà fra 5 anni che farà questo ragazzo, no? Commentavamo. Ma dico, forse farà questo, quell'altro. Poi me la sono guardata e gli ho fatto, senti, io non riesco a immaginarmi il mondo fra 5 anni. Perché io il mondo fra 5 anni così, se continua così, non riesco a immaginarmi. E allora lì, ogni volta che faccio questo pensiero, però, scusate, mi viene la voglia di reagire. Mi viene la voglia di reagire a tutto questo e capisco che se noi siamo fermi, se noi non facciamo qualcosa, se noi non ci mettiamo in gioco, veramente fra 5 anni non sappiamo com'è il nostro mondo. E allora eccolo là che mi ritorna sempre la voglia di mettermi in gioco, di fare qualsiasi cosa affinché, se anche riesco, penso, a cambiare soltanto un pezzetto della mentalità di tutti coloro che ho davanti, e riesco a convincerli che tutto insieme possiamo fare qualcosa per cambiare le situazioni, per migliorare l'ambiente in cui viviamo, per migliorare anche dal piccolo, e tutti insieme cerchiamo di reagire, allora il mondo veramente lo possiamo cambiare. Ma dobbiamo essere tanti, dobbiamo essere costanti, dobbiamo partecipare e dobbiamo dire la nostra, criticare se c'è da criticare, andare contro se c'è da andare contro, dare ragione se c'è da dare ragione, ma soprattutto avere delle idee e metterle in pratica e avere delle speranze. E se siamo qua tutti insieme, siamo venuti oggi, e vuol dire che vogliamo partecipare e che abbiamo ancora delle speranze. E quindi non dobbiamo mollare. Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti e buon fine settimana. Grazie.